Bella a tutti ragazzi, sono Gisus e oggi siamo su un nuovo episodio di Mega Man Star Force. Ok, ci eravamo fermati... non mi ricordo più. Ah ok, sì, ci eravamo fermati qua al generatore di buchi neri. Andiamo avanti perché dobbiamo salvare la situazione, perché sennò il mondo è spacciato senza di noi. Quindi andiamo avanti. Ok, ci siamo ragazzi, entriamo nel comp del proiettore, bravissimo. Quel vile di Cilius è qui, sai perché? A causa di quel tipo, Tom. Scommetto che sta osservando tutti quelli che si stanno indebolendo, con l'espressione da codardo dipinta sulla faccia. Bene, andiamo. Ok. Io dico sempre ok nelle sfide tra i boss, non si sa bene perché. Cosa è questo? Una stella gigante blocca la strada. Oh, bellissimo. Oddio, cosa sono quelle? Sono delle papere. Ehi, Geo, guarda lassù, si appunto. Su dove? C'è qualcosa là. Quack. Chi va là? Ma ha parlato. Quack. Noi siamo le squacchere. No, vi prego, no, no. Le squacchere. Siamo le fedeli servitrici di Lord Cilius. Ho sentito parlare di voi. Ho sentito di un gran gruppo di anatre chiassose. Anatre? Hai detto anatre? Quack! Che insolente! Noi siamo cigni puro sangue! Ma non siete nemmeno bianche! E tu che ne sai? Fatti gli affari tuoi! Beccati questo! Danza delle stelle! Oh oh! Attento, Geo! Ah, proprio... per poco, sì, appunto. Quack! Che ne dici, eh? Discreto, anatre. L'hai ridetto di nuovo! Quag, imperdonabile! Tenete l'ira, temete l'ira delle anatre, vedrete! E che ira, mio. Oh, questa volta ti sei definita una... tu un'anatra! Solo un gruppo di quacchere rinnegate, eh? Odiamene. Ah! Ma che dia... Quag, vi inonderemo di mille stelle! Tutti in posizione! Ah, fantastico! Ehi Geo, guarda lì! Possiamo usare questi missili per colpire certi uccellini. Se li eliminiamo tutti quest'area dovrebbe tornare alla normalità. Ok. Oh mio Dio! Oh mio... Fantastico, tolgono pure vita! No, fermo. Quack. Faccio un quack che è strascrauso. Credi di potermi colpire? Dai, provaci allora. Trascina un altro missile per far ferire l'altro. Ok. Ok. Quack. Mi hanno fatto la piastra. Lord Cilius hanno piastra. E ti sta bene. Aia, che colpo alla tastiera. Oddio! Oddio! Ma non è possibile schivarle. E invece ce la fa, ce la fa. Ok. Adesso, passa. Scherzi! No, no! Mi colgono la sprovvista, ma dai, ma che... Ragazzi, come ben sapete, cercherò di farlo durare un po' più questo episodio perché siamo praticamente vicino alla battaglia col boss, quindi niente, basta. Quack! Credi di potermi colpire? Dai, provaci allora. Trascina un altro missile per ferire l'altro. Pieno centro, quack! Mi hanno fatto la piastra, Lord Cilius! E ti sta bene? Mega, e ti sta bene. Ok, credo possiamo andare avanti. Quindi in pratica ragazzi dobbiamo eliminare tutte le squacquere. Non chiedetemi perché squacquere. Per poter passare. Caccio un'onda. 702. Oddio. Oddio. Sono troppo veloce.
Ma porca miseria, ma dai! Ah, fantastico, spero sia questa cosa. Dai, 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 dai! Ma non è possibile, sono troppo veloci! Oddio, ma cosa... Shunka, papera! Qua! Mi hanno fatto la piastra! E ti sta bene! Ok, no! La la la! Corri, corri! Manco a farlo apposta. Ok, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare! Qua! Devi potermi colpire, dai, provaci allora! Mamma mia, sto mancando! Quack! Mi hanno fatto la piastra! L'Lord Genius! Per pochissimo! Quasi l'ho mancato! Ah, ce n'è un altro! Cioè ce ne sono ancora di ste cose! Forse di qua devo andare. No, 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 ho sbagliato, ho sbagliato. Io avevo sbagliato. Io avevo la barca di zero. No, no. Ragazzi, ho 30 su 180. 30 su 180. Qua, devi volermi colpire. Dai, provaci allora. Vieni qua. Pum. Mi hanno fatto la piastra, non ho Cilius! E ti sta bene? Oh ragazzi, sbloccata la prossima area. Poi non so se avete notato una cosa, ma quando eliminiamo tutte le squacquere dopo non colpiscono più. Ok ragazzi, terza fase. Oh mio Dio, no, mi pigliate. E però ce l'ho fatta, dai. Ok. Che cavolo, no, due, che... Quack. Credi di potermi colpire? Dai, provaci ancora. Sì, altro mese posso dire. Come si fa a ferire un marchio così? Ok, come non dire. Quack! Gli hanno fatto la piastra! Lord Genius! E ti sta bene! Alla taglia l'alla giatta! Oh, un altro! Oh, dai, 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 dai! Ok, ma che? Qua? Credi di potermi colpire? No, io non penso, dai, provaci allora. No, però se riparti in alto mi si muove. Uè, attenzione, primo colpo, one shot, one kill. Qua? Mi hanno fatto la piastra, non al ciglio. E ti sta bene? No, 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 no. Ah, ancora. Ah, okay. Mamma porca. Vai, vai, la lancia, dai. Wow, wow. Ah. Oh, Dio. E non c'è il video. No, 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 no. No, sembra più lenta questa. Devi potermi colpire, dai, prossimo. Presa. Mi hanno fatto la piastra! Loro Arcilius! Secondo me ne rimane uno. Forse, forse ho finito. No.
Ma non ci ha dato 100 zenny, bene, contento per me. No, ok. Devi potermi colpire? Dai, provaci allora. Lasci un altro missile per fermare l'anatra. Per ferire l'anatra. Preso. Qua. Mi hanno fatto un piastro. E ti sta bene. Uè, sbloccato boss. Ok, credo che possiamo andare avanti ora. Ragazzi, boss. Con vita piena, l'ultima volta avevo 41 piedi, punti vita. Ora sei mio. Un umano qui? Chi sei tu? Ehi, Genius! Impossibile! Omega Xyz! Che sorpresa incontrarti qui! E come è in quella forma? Mi pare ti sei fuso con un ragazzino. E allora, che mi dici della tua? Non stai forse usando un uomo debole? Prima di fonderti con lui non avrebbe mai fatto una cosa simile. Cosa gli hai fatto? Non gli ho fatto niente. Questo è quello che voleva. È vero? Mi ha tradito. Il jet zaino è una mia idea. Aaron, lui... La persona sul monitor è Megaman. L'incidente non era un sogno. Mi ha tradito. Il jet zaino è una mia idea. Aaron, lui... Ha detto che era sua. Non è vero. Effettivamente non è vero, ragazzi. Non l'ha mai detto. Lui che ha capito male. Non l'ho mai detto, lo giuro! Ci senti, Aaron? Erano solo delle luride menzogne. Ma è la verità! Ti giuro che non l'ho mai detto! Non ruberei mai l'invenzione di un altro! Aaron, vorrei ringraziarti perché tu mi hai fatto capire che il tradimento è l'essenza della società! E senza speranze, non ascolterà! E ora? Usiamo la forza bruta! Dobbiamo, dipende tutto da noi! Omega Xyz, hai tu la chiave di Andromeda, vero? Se è così, me la riprenderò. Arrivo. Non mi farò tradire ancora. Se vuoi un tradimento, se vuoi sentire il dolore del tradimento, allora sarò io a affliggere. Allora sarò io a infliggertene in abbondanza. Eccolo, annientiamolo. Ok, ragazzi, battaglia con Genius Wing si chiama. Aia, attacca, ciao, hai fatto un contrattacco, mi hai fatto attaccarmi. Oh, cosa fa? Oh, oh, oh. La danza del cigno ha fatto. Oh, che cagata, cosa devo fare? Oh, mio Dio. Mi sta per colpire. Cosa? Questo. Colpiscilo! Oh! Ma mi ha preso ancora il pappasta. Sconfitto, raga, sconfitto. Nemico eliminato. 2000 zeni. Come mai non sta esplodendo? Ben fatto, Mega. Oh. Mi senti, Tom? Basta! Ti prego, ascoltami. Ah, ha smesso di danzare. Tom, penso che ci sia stato un malinteso. Aaron? Così ha smesso di ballare. Non ruberei mai l'invenzione di qualcun altro. Ti prego, non mentire, ti ho sentito. Ti vantavi coi bambini del mio jet zaino. No, hai franteso tutto. Il jet zaino è l'invenzione del mio aiutante. Questo ha detto il signor Boreal. Ha detto che era ottima e l'ha lodata. Bugie! Capisco, avete unito le forze, cercando di sconfiggermi. Cosa? Cosa dovrei fare per farmi credere? Qualcosa perché io ti creda? Lo so io, ascolta. Aaron, voglio che mi mostri delle prove. Mostrami persone che si fidano reciprocamente. Cosa vuoi che faccia? Voglio che tu... Ti togli il casco, ora, qui. Cosa? Il suo casco, ma qui non c'è ossigeno. E se io ti dicessi, ho riempito la stanza di ossigeno? Ti fideresti delle mie parole?
Hai riempito la stanza di ossigeno? Ma è impossibile! Come? Se ti dicessi che l'ho fatto ieri sera! No! Vedi? Come sospettavo! Non ti fidi di me, vero? Non hai neppure motivo di credermi. Potrei martire, e forse anche tu. Vedi? Così vanno le cose. Non possiamo fidarci nemmeno degli amici. Per non parlare degli altri. Vuoi che mi tolga il casco? Sì, una cosa facile. Ma non puoi farlo, vero? Non lo farai. Io ti credo, Tom. Signor Boreal non farà mica sul serio. Non lo farà mai. Cosa? Ah! Come leggo i punti esclamativi? Phew! C'è davvero ossigeno qui? Ma è un po' fine e nemmeno dei migliori. Impossibile! C'è davvero ossigeno? È impossibile! Cioè, quindi non l'aveva messo neanche lui! Ma... E se avessi mentito, cosa avrebbe fatto? Avrei pensato a una soluzione, per forza. Ma come ti ho già detto, io ti credo. Mi crede? Ha rischiato la sua vita sulla fiducia? Il Tok che conosco non avrebbe mai fatto del male. Ma... Lo ripeterò tutte le volte che vorrai. Io ti credo, quindi ti prego, credimi. Ho esagerato un po' prima. Non ascoltarlo, cerca di ingannarti. Tom, vorrei chiederti un'altra cosa. Sai perché esistono le Brother Band? Che razza di domanda è mai questa? Perché servono, non è questo l'unico motivo? Ti sbagli. Dipendiamo dalle Brother Band perché l'amicizia è l'essenza della società. E quindi è questa la frase giusta. So cosa ti è successo in passato, quindi capisco perché hai perso fiducia nella società, ma ti prego, non pensare che al mondo esista solo il tradimento. Non ascoltarlo, esiste solo il tradimento. Guardati in giro, forza. Se lo fai, scommetto che vedrai altre cose oltre al tradimento. Vedrai delle cose buone nel mondo e sono sicuro che capirai che questo mondo non è poi così male. Ti prego, ascoltami e fidati di me. Tom! Ah! Ma che? Ah! Abbiamo vinto? Sì che abbiamo vinto! È tornato? Ha cacciato Cygnus fuori dal suo cuore! Tom, stai bene? Tom! Signor Tubius! Andiamocene prima che scoppi l'inferno qui! Lui sta bene, presto ci si sveglierà! Il signor Dubbio si svegliò qualche ora dopo. Il ricordo quanto accaduto era nebbioso ed era un po' confuso, ma ricordava bene le parole del signor Boller. L'amicizia è l'essenza della società. Poi? Mi spiace davvero per oggi, non volevo cacciarvi nei guai, ragazzi. Lo so che non volevo. Incredibile! Beh, tornate a trovarmi quando volete. Sì, certo. A presto! Dovrei andare anch'io. Ehi, salutami la tua mamma. E un'altra cosa. Sì? L'amicizia è l'essenza della società. Me l'ha detto il mio mentore quando lavoravo alla NASA. Era il tuo papà. Il mio papà, lui ha detto... Che ne dici? C'è spazio nel tuo cuore per queste parole? Papà, io... Ehi... Dai! Ah, aspetta! Ok ragazzi, però io mi fermo qua, ho registrato parecchio oggi, e quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi! Sì, però non ti dici quanto energia ti basta. Pippa, io corro! Oddio! Merda! Ok, no problem. No? Oh cazzo, no, non ero io. Mi sembra tutto fatto. Sprecare colpi, No, sprecare colpi! Come sono andato? Sul binario. Ok, no, è giusto. Non preoccupiamoci. Ale, non c'è bisogno di tutti i morti, come fa? Morto questo milione. No, non mi guardo neanche. E guarda. Sul binario.